Ciao, benvenuto a un nuovo video tutorial di Segema. In questo video analizziamo come si ripara un Deimos della BFT. In questi anni BFT ha aumentato tantissimo le versioni di questo operatore. Prima esisteva solo 220 volt e 24 volt, adesso sono tante e quindi noi faremo l'esempio sul Deimos ACA600, perché la procedura di riparazione è sempre la stessa, cambiano solamente i ricambi. Come sempre, di volta in volta ti indicherò il codice ricambio e la relativa versione dell'operatore. Ti ricordo, se non l'hai già fatto, di iscriverti al nostro canale e di mettere mi piace sotto al video se ti è stato utile. Tutti i ricambi che vedi sul video puoi acquistarli su shop.segema.net, o se sei nella zona dei Castelli Romani puoi venirci a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, località Frattocchie, poco dopo l'aeroporto di Ciampino. Partiamo dal avvolgimento elettrico. Ci sono diversi avvolgimenti elettrici a seconda della versione del Deimos. Nella schermata successiva puoi vedere i codici di cambio e le relative versioni del Deimos. Prima di iniziare la parte pratica del tutorial vorrei farti notare una cosa. Se hai un Deimos a 220 volt, noterai che è molto più conveniente acquistare un Deimos ACA600 senza centralina, siamo gli unici ad averlo, in sostituzione proprio completa dell'operatore, tanto la vecchia centrale si adatta perfettamente, poiché il costo dell'avvolgimento è veramente molto elevato.